E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara e benvenuti finalmente a una nuova sbustata, questa volta per la serie Lego Minifigures dal film The Batman. Ecco qui ragazzi la bustina, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a prendere il nostro fedelissimo Logan e ad aprire la bustina. Qui ci dice comunque che sono 20 minifigure in edizione limitata da collezionare. Comunque allora tagliamo qui il lato senza farci male, senza perdere dita. Eccoci qua. Vediamo un po' se Logan si ricorda come si fa a tagliare, magari ci fa un favore. So bene che c'era il metodo che mi avete consigliato per aprire la bustina, però volevo dare una possibilità a Logan, ma a quanto pare Logan non è più in grado di tagliare queste bustine Lego, quindi adotterò il vostro metodo. Logan, mi hai deluso. Allora, eccoci qua, abbiamo aperto la bustina, vediamo un po' prima la checklist come al solito. Vediamo un po' le minifigure che ci sono in questa collezione. Devo dire che ragazzi non è una collezione che completerò assolutamente, anzi credo proprio che mi fermerò solo a questa bustina. Ci sono un sacco di varianti di Batman, come vedete, alcune molto ridicole come questo Batman Fatina. Ma certo, posso capire che siano divertenti, ma sinceramente non sono il mio genere di varianti di Batman. E anche questi personaggi strani che non conosco, penso verranno dal film, sinceramente non mi convincono molto. Ce n'è uno però invece che mi convince tantissimo e non è Jim Gordon. Questo qui forse è uno di quelli che vorrei trovare, però neanche tantissimo. È l'unico Batman, diciamo, di tutte queste varianti che mi piace un pochino. E questo qui con la vestaglia, diciamo, e ancora il cappuccio di Batman. Questo qui non ho idea di chi sia, questo qui è il Joker ovviamente, questa qui è Harley Quinn e per il resto ragazzi sono tutti personaggi molto strani. Comunque vediamo anche il retro qui e fa vedere un po', diciamo, il montaggio di alcuni personaggi. Allora, non perdiamo altro tempo. Ecco, per esempio, per questo Batman, perché non è nella collezione, questo l'avrei voluto trovare tutta la vita, e anche magari questo Joker che comunque ha gli abiti classici. Comunque andiamo a vedere il contenuto della bustina, che è l'unico personaggio praticamente che mi interessava insieme forse a Jim Gordon, ma molto meno. Eccoci qua ragazzi, e abbiamo ovviamente Redwood. Ah, e trovo già una fantastica sorpresa, non sapevo di questa figata. Allora ora vi faccio vedere subito qual è la figata. Eccoci qua. Allora, questa testa praticamente è la testa di Redwood con il casco moderno, diciamo. Invece questa qui è la cupola di Redwood in versione più classica. E questa cosa è una figata assurda, non credevo ci fosse la doppia testa addirittura. Comunque, montiamolo con tutti i pezzi e poi vi faccio vedere un attimo le varianti. Allora, prima di tutto bisogna montare qui il mantello, se non sbaglio, che andrà sotto a quel pezzo di armatura. Eccoci qua. Perfetto. Poi si mette l'armatura qui e poi si mette naturalmente la testa per fissare il tutto e poi la cupola che chiude il tutto. Peccato che non sia leggermente metallizzata, sarebbe stato ancora più figo, però già così diciamo che non è male. E poi abbiamo ben due pistole, eccole qui, da far impugnare al nostro Redwood. Oh, ed eccolo qui al completo. Ragazzi, questa minifigure secondo me è la migliore della collezione a mani basse e sicuramente quella che mi interessava di più di tutte, perché avere un Redwood versione Lego è qualcosa che non si vede tutti i giorni, soprattutto un Redwood che può assumere appunto le due versioni. Anche se ho notato che comunque sotto questa armatura, vediamo, trasformiamolo nella versione moderna, ha questa giacca con il fiocco e diciamo che non ha molto senso questa versione con giacca e fioco, che è appunto della versione classica, con la testa moderna. Però diciamo questa possibilità doppia di avere questo Redwood, diciamo, moderno e quello classico è davvero un'ottima cosa da trovare in un'unica minifigure. Peccato, avrebbero dovuto trovare una maniera di sostituire questa parte con quella più moderna, diciamo. Però tutto sommato devo dire che sono soddisfattissimo da questa minifigure. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere invece voi cosa ne pensate di questa collezione di minifigure. A voi piace in generale tutte queste varianti strane di Batman, vi piacciono? Forse guardando il film qualcuna di queste la apprezzerò maggiormente, chi può dirlo? E quindi finirò per completare tutta la collezione, ma per adesso, così senza aver visto il film, non mi dice assolutamente nulla questa collezione, a parte, ripeto, questa fantastica minifigure di Redwood. Comunque sbizzarritevi un po' con i commenti qui sotto, lasciate il mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare il canale a crescere potete condividerlo, come al solito lo apprezzerei davvero tantissimo. In descrizione trovate anche tutti i miei social, tra cui Facebook, Instagram e Telegram. E a proposito proprio di Telegram, sono tornati anche gli sfondi esclusivi che faccio appunto per il gruppo Telegram, magari da utilizzare anche sul cellulare
particolare, vedete, sono sfondi di action figure, però con questo effetto fumettissimo. Questo qui era Iron Fist, ma ne verranno molti altri. Comunque ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara da Redwood, e collezionate sempre.